Cosa parliamo questa sera? Questa sera continuiamo il discorso su Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Vorrei precisare una cosetta, perché io lavoro molto su quello che riguarda i Vangeli, su quello che riguarda il Gesù di Nazareth, su quello che riguarda le fonti primarie da cui la Chiesa Cattolica fonda il suo potere. Chiaramente non è dai Vangeli che la Chiesa Cattolica prende il suo potere, si è appropriata di quasi tutta la filosofia greca, tutto quello che gli è servito, ha saccheggiato tutti i paganesimi possibili e immaginabili, si è preso quello che gli serviva per coercire le persone. Però i Vangeli e la Bibbia sono in effetti le fonti, cioè sono la struttura base, la struttura portante di tutto quello che è il pensiero cattolico. Quello che mancava nel paganesimo antico era, fra le altre cose, mancavano tante cose, ma la cosa fondamentale che mancava era la descrizione del concetto di male. Nei paganesimi non esiste il concetto di male. O meglio, quello che appare come concetto di male non è altro che uno scontro normale fra forze diverse che comunque è risolvibile. Cioè non esiste un concetto di male talmente grosso, talmente potente, talmente assoluto da mettere in ginocchio le persone, da distruggere il divenire delle persone, da distruggere la capacità delle persone di costruire loro stesse. Dal punto di vista religioso questo concetto non esiste. E appunto proprio perché questo concetto non esisteva, il paganesimo si è trovato spiazzato quando la pulsione di morte ha cominciato a costruire le sue strutture. Le sue strutture che erano la struttura imperiale romana, che era la struttura del Dio unico, che era la struttura del Dio che assoggetta, che è il Dio che si appropria. Abbiamo degli effetti anche in altri paesi, non abbiamo solo effetti del cristianesimo, abbiamo tante cose che vengono fuori. Per esempio, tutto quello che aveva la superstizione, che è una caratteristica fondamentale del cristianesimo, cioè oggi come oggi la superstizione è solo cristiana. Perché? Perché c'è il diavolo, perché c'è qualcuno che va male, c'è il possesso della persona, c'è il malocchio, cioè queste là sono tutte cose che oggi come oggi appartengono al cristianesimo, però prima che il cristianesimo se ne appropriasse per colpevolizzare le persone, per dire c'è qualcosa che ti va, non è tu che ti costruisci male, che non ti prendi in mano la responsabilità delle tue cose, prima che queste cose appartenessero al cristianesimo, cioè fossero fatte proprio dal cristianesimo, erano nella suburra, erano nel sottobosco, diciamo così, di quello che era l'antico paganesimo, quello che era proprio, diciamo così, la parte più deleteria, la parte che non aveva nessuna funzione a livello religioso. Però che era quella ricerca delle persone, era ad imitazione di un divino che le persone non riuscivano a percepire, che però immaginavano. Tipo, io ho una relazione col divino che mi circonda e da un segnale tolgo una deduzione, cioè io deduco che quel segnale mi indica delle cose. Bene, la superstizione cosa dice? Se il gatto nero mi attraversa la strada, qualcosa mi fa male. Bene, io posso anche cogliere dal gesto del gatto qualcosa su cui puntare l'attenzione, ma perché? Perché ho sviluppato il Dio che ho dentro, per cui sono in relazione col mondo che mi circonda e se il gatto ha delle relazioni magiche, se il mondo mi attraversa un messaggio, ecco che da un gesto che può essere insignificante, io applico una interpretazione che è la mia relazione col mondo in realtà e opero, faccio un'azione, cioè metto in essere delle precauzioni o delle azioni. Però quando la cosa diventa sistematica, cioè ogni volta che il gatto nero mi attraversa la strada vuol dire che mi succede questo, quando passo tra scala vuol dire che mi succede questo, oppure tantissime altre cose, tipo il segno della croce ogni volta che passo davanti al Capitolo della Madonna, tutta una serie di comportamenti, questo è pure semplice superstizione, non ha niente a che vedere con la magia e la stregoneria. È ad imitazione, cioè uno che non lavora, non costruisce il Dio che cresce dentro, dice: ah sì, quello fa quella cosa, e allora io facendo quella cosa ottengo lo stesso risultato. In realtà imita la forma, ma non è in grado di percepire la sostanza della trasformazione. E allora cosa fa il cristianesimo? Si appropria della forma esteriore per svuotare il contenuto. Il contenuto è il percorso, la trasformazione dell'individuo, è il prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e affrontare la propria esistenza. La forma
è come questa responsabilità appare agli altri, appare allo spettatore esterno che non si prende in mano la responsabilità della sua vita, per cui lui prende solo la forma a ciò che appare. I riti cristiani, per esempio, le messe, tutto il resto, le processioni poi erano imitazioni delle robigalie. Per cui cosa fa il cristianesimo? Il cristianesimo prende la forma del paganesimo e la usa per assoggettare le persone. Ma la magia, la stregoneria, quello che è la dilatazione dell'individuo, il potere che l'individuo costruisce, il cristianesimo questo la ignora. Proprio perché i cristiani non sono in grado di vedere questo, non hanno la percezione di questo, afferrano la forma e pensano di usare la forma per assoggettare le persone. La stessa cosa vale per i Vangeli ufficiali. I Vangeli ufficiali hanno una loro struttura dottrinale che è alla base di parecchie religioni esoteriche, parecchie vie misteriche alla conoscenza, che erano delle vie individuali, che erano delle vie personali, che si stavano elaborando a quei tempi. Però Matteo, Marco, Luca e tutta l'altra banda non capiscono niente di quello che viene detto, cioè nel senso che loro afferrano le parole, ma non sanno come usare quelle parole, cioè per loro è una cosa che appare, però non hanno il potere di essere, non hanno la trasformazione intima per capire come quelle parole vanno collocate. Per esempio, vi faccio un esempio abbastanza sciocco, e vado a memoria perché non ho qui sotto gli occhi niente. In Tommaso di Didimo c'è una frase che dice: siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. Bene. In Tommaso di Didimo questa frase viene inserita in relazione alla conoscenza, cioè dice: siccome gli altri, in questo momento i farisei, vi hanno portato via le chiavi della conoscenza, cioè sono appropriati le chiavi della conoscenza e non vi danno la conoscenza, voi per riuscire ad avere la conoscenza dovete essere prudenti come serpenti e semplici come colombe, cioè dovete praticare una strategia per riuscire ad appropriarvi della conoscenza nonostante che gli altri vi abbiano portato via le chiavi. Questo è il messaggio esoterico, cioè dovete affrontare la vita e prendere dalla vita quanto vi serve, quanto vi è utile per costruirvi. Bene, ricordo che non rispondo alle telefonate, fino a fine. In Matteo la stessa frase, siate prudenti come serpenti e semplici come colombe, è immessa all'interno di un contesto in cui praticamente Gesù li manda loro a predicare in mezzo agli altri. Siccome gli altri sono brutti, sono cattivi, sicuramente vi scacceranno, voi dovete sbattere la polvere dei sandali e così via, per riuscire a fregare loro, cioè per riuscire comunque a sottometterli, a spacciare il vostro messaggio, dovete essere semplici, prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ed ecco che abbiamo un confronto, come la frase, la stessa frase, assume due significati completamente diversi a seconda del contesto in cui è inserita. E lo stesso discorso, guardate che non è una stupidaggine, noi lo troviamo nella storia, questo modo di essere, abbastanza spesso. Per esempio, già ve l'ho citato questo episodio qua, in Carneade, che è uno dei più grandi maestri forse della scuola scettica, cioè dell'Accademia di Atene, quando viene mandato a Roma per perorare la causa di Atene, che aveva distrutto una città e Roma gli faceva pagare una multa salatissima. Bene, Carneade il primo giorno a Roma tiene un grande discorso sulla giustizia, cioè su come la giustizia sia equilibrio fra le cose. E il giorno dopo a Roma tiene lo stesso discorso sulla soggettività della giustizia, per cui elemento che costruisce l'ingiustizia. Però non è la dicotomia che abbiamo prima, perché Carneade voleva valutare la soggettività delle persone rispetto al concetto di giustizia, mentre invece nel primo caso, quello degli evangelisti che scrivono essere prudenti come serpenti e semplici come colombe, è da un lato per costruire la conoscenza, dall'altro lato per distruggere la libertà delle persone. Carneade invece parla dei vari aspetti di come una questione può essere trattata e fa parte della scuola scettica. E un altro esempio ancora di questo modo di essere, di rapportarsi, lo abbiamo in Richelieu. Richelieu, quando era abbastanza giovane, prima di diventare primo ministro di Francia, insomma quello che è diventato,
Lui tiene due discorsi davanti al Papa, un giorno e l'altro giorno, dove nel primo giorno esalta una questione e nel secondo giorno dice esattamente il contrario. Cioè lui va a dimostrare al Papa come la retorica può dimostrare due cose assolutamente diverse e come si possono far fesse le persone. Cioè, come si può, esaltando uno o esaltando l'altro aspetto, essere sufficientemente logici per truffare le persone. Per cui state sempre molto attenti al contesto in cui la frase viene messa. Cioè, è il contesto che determina il valore della frase, non la frase in se stessa. E appunto nel Gesù di Nazareth, l'infamia umana, noi abbiamo questi evangelisti, cioè noi abbiamo gli evangelisti ufficiali, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, che prendono quello che hanno e lo usano per sottomettere le persone. La sottomissione delle persone storicamente, in modo così assoluto, ma non sottomissione perché lo metto in catene, perché lo faccio prigioniero, perché lo uccido, no, la sottomissione emozionale, cioè il mettere in ginocchio le persone, distruggere la magia che cresce dentro le persone, storicamente non si era mai presentato. Questa è la prima volta che nella storia avviene con una preponderanza e una violenza così assoluta. E allora cosa dobbiamo fare noi? Noi come pagani dobbiamo scrivere questo male, dobbiamo descrivere questo male, descrivere questa perversione affinché questa perversione possa essere identificata e non si debba più riprodurre. Cioè noi dobbiamo definire quelle che sono le cose che non ci piacciono e come le cose che non ci piacciono vengono costruite alla fonte. Cioè non è il prete cattivo che ammazza la persona, ammazza la strega, ma è Dio che dice non lasciare che Magliarda viva, è strega. Cioè è il suo Dio, è il Dio davanti al quale vengono messi in ginocchio i bambini, è il Dio che dovrebbe battezzare i bambini. Cioè dobbiamo sapere che la fonte di tutte le malvagità è il pazzo di Nazareth o il macellaio di Sodoma e Gomorra, come descritto nei Vangeli ufficiali. E questo lo dobbiamo fare, perché noi è un debito che abbiamo nei confronti della vita, proprio come stregoni. E questo noi lo dobbiamo fare, perché questo è una cosa che va fatta. Sì, l'hanno già fatta gli anticlericali, l'hanno già fatta gli atei, l'hanno già fatta tante persone questo tipo di operazione, però non hanno mai centrato la struttura emozionale, cioè come il fare dei Vangeli ufficiali abbia un compito preciso: distruggere la capacità dell'essere umano di costruirsi. Non rispondo alle telefonate finché non ho finito la presentazione. Per questo il Gesù di Nazareth e l'infamia umana è un elemento centrale del nostro lavoro e non ne potremmo assolutamente fare a meno. E questo ci permette di costruire la stregoneria. Perché? Perché attraverso l'identificazione di tutto ciò che è male, noi specchiamo ciò che è positivo. Cioè se io dico o fai quello che voglio io ti ammazzo, questo è male, significa che nella mia costruzione della filosofia pagana non potrò mai dire o fai quello che voglio io o tu vai fuori perché non sei pagano. Per cui il diverso, l'opposto, significa che è ciò che io uso come positivo, cioè è ciò che può entrare, non è detto che entri, ma è ciò che può entrare nella costruzione della filosofia pagana. Allora, censurare dei comportamenti, censurare dei modi di essere, censurare un modo di rappresentare, serve per dire quel modo di rappresentare non deve entrare nella costruzione del paganesimo, non deve entrare nella mia trasformazione, nella mia stregoneria. Questo è importantissimo. Ricordatevi sempre che la critica, la costruzione critica dell'esistente serve per costruire il futuro. Il futuro può essere costruito soltanto attraverso la critica dell'esistente. Quello che parleremo stasera, parleremo dei profanatori cacciati dal Tempio. I profanatori cacciati dal Tempio. Vediamo cosa ci dice Matteo. Poi Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano, compravano nel Tempio, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e i seggi dei venditori di colombe, dicendo loro, sta scritto, la casa mia sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri. Si avvicinarono a lui nel Tempio ciechi e zoppi e li guarì.
Ma i gran sacerdoti e gli scribi, vedendo i prodigi che faceva e i fanciulli che gridavano nel tempio, Osanna al figlio di Davide, arsero di sdegno e dissero: Non senti quel che gridano costoro? Sì, rispose Gesù, ma voi non avete mai letto per bocca dei fanciulli e dei lattanti hai preparato la lode? E lasciateli, uscì dalla città per recarsi a Betania, dove passò la notte. Questo è ciò che dice Matteo. Vediamo cosa dice Marco. Giunsero frattanto a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a cacciare quelli che vendevano e quelli che compravano. Rovesciò i banchi dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe. Né permetteva che si portassero carichi attraverso il tempio ed insegnava loro dicendo: Non è forse scritto: La mia casa sarà riguardata come casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto una caverna di briganti. Lo seppero i gran sacerdoti e gli scribi e cercavano come farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era ammirata del suo insegnamento. E vediamo cosa ci dice Luca. Entrò quindi nel tempio e si mise a cacciare i venditori dicendo: Sta scritto. La mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una caverna di ladri. Ogni giorno insegnava nel tempio, i gran sacerdoti e gli scribi, come pure gli anziani del popolo, cercavano di farlo perire, ma non trovarono che cosa fare, perché tutto il popolo rimaneva rapito nell'ascoltarlo. E questo è ciò che ci dicono Matteo, Marco e Luca. Vediamo un attimo. Della stessa storia vengono fornite tre versioni. Tre versioni non totalmente differenti, ma tali da contenere diversità significative. Innanzitutto Gesù entra nel Tempio senza un motivo apparente, per sobillarne la tradizione. Nel Tempio di Gerusalemme c'è un'area nella quale gli uomini si incontrano, vendono, comprano, trattano i loro affari. Questo non avviene in tutta l'area del Tempio, ma in quell'area, ma in un'area precisa. Altre aree sono interdette a queste attività. Questo non interessa a Gesù e gli vuole il controllo del tempio. Dalla versione di Gesù appare come se l'intero tempio fosse praticato da commercianti, imbonitori, banchieri, eccetera. Non interessa a Gesù se altra parte del tempio è usata per amministrare la giustizia e un'altra parte severamente riservata ai riti religiosi. A Gesù questo non interessa, egli vuole il controllo del tempio, vuole che il tempio venga usato come egli vuole che venga usato, dei bisogni e delle necessità delle persone non gli interessa nulla. Quando entra con violenza nel tempio, dichiara che il tempio era riservato come casa di Dio e loro ne avevano fatto una spelonca di ladri. Col termine casa mia non intende come casa mia in quanto dichiarazione di Dio, ma Matteo la fa apparire come casa di Gesù in quanto figlio di Dio e in quanto figlio di Dio intende far valere la sua parola. Gesù entra nel tempio con una banda violenta, dando a chi commercia del ladro, ma mentre agisce, egli agisce come un ladro, impedendo a costoro di commerciare. Il problema è questo: o Gesù era il figlio di Dio ed era in possesso di una dottrina attraverso la quale diffondere un qualche messaggio divino, o era un impostore che doveva costringere le persone a sottomettersi, in quanto soltanto se le persone si sottomettevano, egli era in grado di imporre la propria figura come figlio di Dio. A Gesù non importa nessun messaggio. Gesù viene per imporre la propria persona con la violenza e l'inganno. Egli ha girato per diffondere l'accettazione della propria persona come figlio di Dio. Fallita la predicazione, si getta armato alla conquista di Gerusalemme e del suo tempio. Questo è il coronamento del suo fallimento. Che sia una banda armata di notevoli proporzioni appare evidente, in quanto sia i soldati di guardia al tempio che i commercianti, i cambiavalute, eccetera, non sono in grado di opporsi a lui e lui riesce a prendere il controllo del tempio. Matteo furbescamente afferma che Gesù scacciò tutti dal tempio, quasi fosse Gesù da solo e non la sua banda. A questo punto i Vangeli differiscono. In Matteo è scritto che si avvicinarono a lui ciechi e zoppi e li guarì. Questo fece rabbrividire i gran sacerdoti e gli scribi. In Marco i gran sacerdoti e gli scribi erano furenti perché Gesù aveva occupato militarmente il tempio all'interno del quale voleva vendere la sua mercanzia, egli stesso come figlio di Dio.
In Luca invece si dice che gli scribi, i gran sacerdoti e gli anziani tentarono di farlo morire, ma non sapevano come fare, in quanto il popolo rimaneva rapito nell'ascoltarlo. Quando nasce la decisione dei gran sacerdoti, degli scribi e degli anziani di eliminarlo? Quando predicava in Palestina? Quando occupava militarmente il Tempio o predicava nel Tempio? Quando egli occupò militarmente il Tempio? Quando operò per vendere se stesso nel Tempio come figlio di Dio, mettendo in difficoltà i gran sacerdoti, gli scribi e gli anziani? Se questi lo avessero lasciato fare, la gente avrebbe davvero pensato che egli fosse il figlio di Dio, e col suo potere rendeva incapaci i gran sacerdoti a reagire alle sue continue provocazioni. Luca elimina la miracolistica all'interno del Tempio, eppure Pietro attraverso Marco. Matteo mette l'accento prevalente sui miracoli e sull'osanna dei bambini. Marco non accenna ai miracoli, troppo pericoloso. Preferisce mettere l'accento sull'ammirazione della folla. Anche Luca preferisce omettere la leggenda dei miracoli operati nel Tempio. Appare evidente come questi miracoli non siano mai esistiti e siano stati inventati di sana pianta dal gruppo di riferimento di Matteo per giustificare Gesù in quanto figlio di Dio. L'insegnamento di Gesù non viene descritto, non viene trasmesso, non esiste. Tutto il Vangelo ruota attorno al fatto che Gesù si è appropriato del Tempio di Gerusalemme, e per questo la folla era ammirata, non certo per i suoi insegnamenti. I gran sacerdoti, gli scribi e gli anziani non possono più ignorarlo. Fino ad ieri era uno dei tanti che sparava stupidaggini in Palestina. Oggi egli è quello che si è impossessato del Tempio e arringa la folla dal Tempio. Egli ha cominciato un tentativo di colpo di Stato in Palestina, appropriarsi del Tempio, farsi accettare come figlio di Dio, esautorare i gran sacerdoti, gli scribi e gli anziani, imporre la propria dottrina a tutti gli ebrei. Questo è il progetto di Gesù, e questo è il progetto che i gran sacerdoti, scribi e anziani devono impedire. Gli insegnamenti non importano. L'unica cosa che importa è che Gesù, diventato padrone del Tempio, arringa la folla dimostrando il suo potere. Questo è il nocciolo della questione. Il Tempio andava usato per spacciare lui stesso come figlio di Dio e per nessun'altra attività umana. L'insegnamento di Gesù consisteva nell'assoggettamento degli esseri umani, e l'assoggettamento è il tema conduttore comune a tutti i Vangeli. Giovanni non parla della cacciata dei mercanti dal Tempio. A Giovanni quell'episodio non dice nulla, e qualora lo avesse usato, qualche re avrebbe potuto pensare che Gesù e i suoi seguaci erano intenzionati ad esautorarlo. L'episodio dell'occupazione al Tempio è l'episodio centrale di tutti i Vangeli ed è la chiave, a parte Giovanni, di lettura della condanna di Gesù. Gesù è stato condannato per aver tentato un colpo di Stato in Palestina. Non c'è nessun intervento divino nella vita di Gesù, non ci sono profezie del suo sacrificio. I Vangeli sono stati scritti per occultare un tentativo di colpo di Stato andato male, fatto da un matto che si spacciava per figlio di Dio. Nella storia, dopo di lui, i matti figli di Dio o suoi profeti si conteranno a migliaia, e anche ai tempi di Gesù questi si sprecavano come testimonio eccelso. Questa ipotesi, anche se non piace alla Chiesa cristiana, dato che ha gestito il commercio di schiavi su quella figura, è l'unica ipotesi reale. Questo commento parte dal presupposto che la descrizione dei quattro Vangeli ufficiali, cioè di Marco, Matteo e Luca in questo caso, parli di un individuo preciso, parli di un individuo reale. In realtà questo episodio di occupazione del Tempio non è mai avvenuto, anche perché la cronaca di Flavio non ci parla assolutamente di tentativi di occupazione del Tempio o di tentativi armati in questo momento e riusciti, come ci dice Marco, Matteo e Luca. Praticamente l'occupazione del Tempio, la conquista del Tempio sarebbe riuscita in questo caso, e di questo non esiste nessuna traccia storica. L'unica possibilità che questo episodio abbia avuto un qualche referente sarebbe stato circa un centinaio d'anni prima, e riferito a una figura che sicuramente c'è stata in Palestina, che ha tentato di fare queste cose, magari un mezzo ribelle, magari qualcosa, comunque non ai tempi di Gesù, ma circa un centinaio d'anni prima, e può darsi che sia proprio la figura
di riferimento più o meno leggendaria che ha lasciato una sua traccia, che poi Marco, Matteo e Luca ne hanno preso alcuni episodi qua e là e ne hanno costruito la loro figura fantasiosa. Però è importantissimo il principio dottrinale che ci passa a questi episodi. Praticamente il Tempio è roba mia. Ricordiamo che anticamente il Tempio non era un luogo di preghiera, un luogo di culto, era un luogo dove si faceva un sacco di cose. C'erano luoghi di commercio, per esempio, non so, riferendomi a Roma, c'era il Tempio di Cerere, addirittura si tenevano gli archivi della plebe, e al Tempio di Giunone si batteva moneta, era la zecca di Stato. Cioè, il Tempio era un centro sociale, era un centro di cultura, era un centro di relazioni pubbliche, era un centro di incontro, era un centro importantissimo, anche di amministrazione, anche un centro politico. Impossessarsi del Tempio voleva dire davvero impossessarsi degli esseri umani, voleva dire impossessarsi di quello che gli esseri umani avrebbero voluto. Per cui quello che a noi ci interessa non è stabilire se la cacciata dei commercianti al Tempio sia reale o non reale, ma ci interessa stabilire il principio che questo diffonde. Perché se questo matto va a fare un colpo di Stato, diventa logico che l'abbiano preso e l'abbiano ammazzato. Perché fare un colpo di Stato è comunque un reato, cioè non è una sciocchezza. Fare un colpo di Stato è una cosa per cui ti possono prendere, ti possono attaccare sulla croce. Ed è più logico che abbiano preso questo personaggio e lo abbiano attaccato via, cioè l'abbiano ammazzato, proprio perché ha tentato di appropriarsi del Tempio, a dire agli altri voi fate quello che voglio io. Ha tentato un colpo di Stato, per cui era un ribelle. Ma probabilmente sia Matteo, Marco, Luca, sapendo che era un ribelle e sapendo che a Roma i ribelli, gli schiavi ribelli venivano attaccati in croce, ne hanno costruito dopo in seguito l'episodio della croce, cioè l'episodio della crocefissione. Per cui l'episodio della crocefissione è stato costruito come riflesso, perché la condanna per gli schiavi ribelli era data con la crocefissione. Però questo episodio avviene circa un centinaio d'anni prima di quello che è stato scritto nei Vangeli ufficiali. È un tale Onias, uno che effettivamente sembra abbia fatto delle cose, adesso io non so esattamente che cosa, però provarsi che abbia tentato anche di appropriarsi del Tempio, comunque di appropriarsi di strutture religiose. E alcuni episodi di questo Onias o di un'altra persona simile sono stati presi dagli evangelisti ufficiali e sono stati usati dagli evangelisti ufficiali per costruire questa figura fantasiosa del Gesù di Nazareth che va in giro predicando per la Palestina, fa miracoli e tenta di occupare il Tempio. L'occupazione del Tempio è l'episodio fisico fatto dal Gesù di Nazareth dei Vangeli ufficiali, che è il più diciamo così definito, cioè che si può definire anche in termini penali, cioè si può leggere proprio come un modo per appropriarsi di qualcosa che appartiene a tutti. Per cui è il Tempio che appartiene agli uomini, che appartiene agli esseri umani, dove gli esseri umani si incontrano, scambiano i loro messaggi, scambiano le loro cose, discutono, cercano di costruire la vita al di là di quelle critiche che possiamo fare. Bene, questo viene, arriva e dice no, voi qui non fate più niente, qui è roba mia, voi qui se venite qua voi vi mettete in ginocchio e pregate, cioè voi dovete mettervi in ginocchio davanti a Dio mio padre. E questo qua che dice Dio mio padre, come dice Matteo e Luca, pretende il riconoscimento di se stesso in quanto Dio, in quanto figlio di Dio, Dio lui stesso, da parte dei gran sacerdoti e degli scribi. Chiaramente questo è un gran casino. Se noi partiamo dal presupposto che quello che scrive Marco, Matteo e Luca sia fosse vero, diventa logico che questi l'abbiano preso e lo abbiano ammazzato. Questo diventa assolutamente logico. Per cui a questo punto, se noi partiamo dal presupposto che questo personaggio sia esistito, diventa legalmente corretto la pena di morte che gli è stata inflitta. Oggi come oggi nel mondo, per un tentativo di colpo di Stato, la condanna è all'ergastolo, come minimo all'ergastolo, oppure la fucilazione, oppure la condanna a morte, cioè è la massima pena giuridicamente comminabile in quel paese. Per cui fate un po' voi. Se quello che è stato scritto da Marco, Matteo e Luca lo vogliamo considerare ipoteticamente come reale,
La pena che gli è stata comminata, cioè la condanna a morte, diventa una condanna assolutamente logica e assolutamente legale. Per cui non c'è niente, anzi c'è da censurare lui, cioè da censurare lui che ha tentato un colpo di Stato. Se poi diciamo che il suo tentativo di colpo di Stato era quello di liberare gli esseri umani, di concedere di maggiori spazi di libertà agli esseri umani, allora dobbiamo definire quelli che sono gli spazi di libertà. Ma lui non concede spazi di libertà, ma toglie alle persone il diritto di commerciare, il diritto di discutere, il diritto di far politica, il diritto di aver rapporti fra persone, il diritto di amministrare la città. Questo toglie in realtà con l'occupazione al Tempio, perché il Tempio è il luogo fisico dove si fa questo. E lui fa questo proponendo se stesso e chiedendo alle persone di mettersi in ginocchio davanti a se stesso. Per cui è una cosa assolutamente folle, folle. Cioè, neanche un terrorista medio, decente, oggi farebbe una cosa del genere. Noi abbiamo degli episodi simili, un episodio simile è avvenuto in Spagna qualche anno fa, dove un generale si è impossessato del Parlamento, si è messo a sparare nel Parlamento spagnolo. E credo che sia stato graziato per tutta una serie di contrattazioni, però quello era condanna all'ergastolo o a morte. Per cui tenete presente questo. Cioè, se qualcuno dice Gesù di Nazareth effettivamente è stato il figlio di Dio, bene, sappia che ha fatto un reato di colpo di Stato, e il reato di colpo di Stato in ogni società civile, cioè nel senso ogni società, ogni Stato che ha uno statuto giuridico, la condanna è il massimo della pena, cioè l'ergastolo o la condanna a morte, se c'è la condanna a morte. Detto questo, invece, adesso lasciamo questo, per cui nel paganesimo, come diremmo in questo caso nel paganesimo? Nel paganesimo diremmo che non si può mai dire a qualcuno tu devi pensare come ti dico io. Cioè non si può mai dire a qualcuno nel Tempio faccio quello che voglio io. Cioè il Tempio, un Tempio pagano o un luogo pagano è un luogo dove le persone si incontrano, dove le persone discutono, dove le persone si costruiscono. Per cui leggendo questo episodio sappiamo cosa non deve succedere in un tempio pagano. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Bene. Adesso che abbiamo sentito questa divertentissima radioascoltatrice, passiamo a un altro argomento. Allora, vi ricordate che un paio di settimane fa abbiamo parlato del lotto? Il discorso è stato introdotto, se non mi sbaglio, da Enzo, e Enzo aveva accennato al fatto che il superenalotto era una forma di dipendenza, era una forma di pulsione di morte. Lì per lì non ci ho dato molto caso, effettivamente, cioè avevo un po' titubante. Dopodiché è venuto fuori un altro discorso da parte di un altro ascoltatore, credo Gianni, che addirittura diceva, sai, ma le probabilità che venga fuori il superenalotto sono di più di 620 milioni, come pensavo io. Dopodiché, insomma, fatti tutti i calcoli, sembrerebbe che le probabilità del superenalotto siano una probabilità su 738 milioni. Comunque, io ho un piccolo articoletto di un tale psichiatra, un certo Andreoli, abbastanza famoso oltretutto, che pone invece l'accento su un aspetto molto interessante. In effetti, in un paese dove la fortuna, cioè la ricerca della fortuna, ma anche nella stessa persona, la ricerca della fortuna diventa preminente su qualsiasi altra cosa, su qualsiasi altra forma di vita. Cioè, una persona, anziché lavorare per costruire il futuro, cerca di vincere, concentra tutto se stesso, magari anche le poche lire, le poche risorse che ha nel tentativo di un gratta e vinci, nel tentativo di un enalotto, in effetti distrugge la sua capacità di costruire il futuro. Cioè praticamente mette talmente tanta aspettativa, tipo aspettativa che arriva il pazzo di Nazareth risorto, oppure aspettativa nel paradiso, oppure aspettativa in cose assurde, che lascia perdere quello che è la costruzione di se stessa. E lasciando perdere la costruzione di se stessa, lascia perdere tutte quelle opportunità che nella vita si presentano. Ricordo sempre che la stregoneria non ferma le pallottole che arrivano incontro. Quando i guai sono fatti, sono fatti. La stregoneria lavora a priori,
cioè struttura la persona, la persona si costruisce per affrontare il mondo, si costruisce strategicamente per affrontare il mondo in riferimento al suo intento, in riferimento al suo obiettivo, seleziona le cose, le elenca, trasforma se stessa in funzione di quello che deve raggiungere. Nel far questo si prepara a cogliere velocemente tutte le opportunità che si presentano. Se io ho una se io uso la strategia nella mia situazione economica, nel mio lavoro, io chiaramente saprò cogliere anche quelle cose che normalmente non sapevo cogliere. Perché? Perché mi sono talmente strutturato, mi sono talmente organizzato a livello strategico, so sospendere il giudizio, so guardare gli aspetti nascosti delle cose, che so cogliere delle occasioni che altrimenti mi sfuggivano. Bene, la speranza della fortuna, la speranza del vincere qualcosa che ti risolva la vita, ti fa perdere tutte queste cose, cioè ti fa perdere la capacità di trasformarti. Per cui effettivamente ha ragione Enzo, solo che io lo prendevo come vabbè, ci sono 663 miliardi, posso anche tentare di giocarli. Però in effetti un conto è la giocata e un conto è concentrare la propria vita su aspettative di questo genere. Effettivamente è una cosa da pulsione di morte, è una cosa da distruggere le persone. E se notate nei tabacchini, spesso i gratta e vinci, spesso queste piccole vincite sono puntate con gli ultimi soldi anche da persone che vivono in difficoltà, vivono con grandi carenze. Per cui, estendendo questo concetto generale al sistema sociale in cui viviamo, diciamo che l'attesa, l'aspettativa della persona, che è il prodotto del cristianesimo, è il patto di Nazaret che dice «Vegno mia risorgere, e i santi risorge, e mi arrivo dalle nuvole», cioè l'aspettativa continua che ha da venire qualcuno che ti risolva la situazione, ti distrugge dentro la capacità di trasformarti per risolvere tu le situazioni e per cogliere ciò che si presenta davanti a te. Per cui effettivamente ha ragione Enzo, aveva effettivamente centrato un aspetto importante. E vediamo un'altra cosetta, sempre della pulsione di morte. Se voi ricordate, io a volte ho parlato di bambini che non diventano mai adulti, cioè quando la trasformazione da fanciullo ad essere adulto non avviene, e non avviene proprio per forme di dipendenza. E vi leggo una lettera dal settimanale Soprattutto, che era legato al Gazzettino ultimamente, di una ragazza di Padova che dice: ho 28 anni e da sempre sono vittima di una terribile emotività. A 6 anni, durante il primo anno di scuola, non passava mattina che non vomitassi. Al liceo non riuscivo ad affrontare un'interrogazione se prima non prendevo un ansiolitico. Solo grazie ai farmaci sono riuscito a superare la maturità e ottenere uno straccio di laurea. Mi sono illusa per anni di poter tenere sotto controllo ogni situazione difficile con i farmaci. Che stupida. Ora sono ridotta a non riuscire nemmeno più a mangiare o scrivere in pubblico, anche solo per firmare un assegno senza essere colta da incontrollabili crisi di panico. So che questo disturbo si chiama fobia sociale. Da un anno sono in cura da uno psichiatra che mi cura con ansiolitici e antidepressivi e da uno psicoterapeuta che fa terapia familiare ma senza risultati. A furia di evitare situazioni che potrebbero mettermi in difficoltà, mi sono isolata. Non ho un'amica e men che meno un fidanzato. L'amore non so neanche cosa sia. Esistono centri specializzati della cura di fobie sociali, eccetera. E finisce qui la lettera. Questa è una forma assoluta di dipendenza della persona. Chi risponde a questa è una tale Alessandra Graziottin, che passa per ginecologa e sessuologa. Ebbene, la Graziottin nella sua diagnosi praticamente dice che sono difficoltà emotive a tagliare il cordone ombelicale che ancora ti lega a tua madre. Cioè praticamente dice sei ancora dipendente emotivamente dalla madre. In realtà in questa ragazza è avvenuto veramente un disfacimento della struttura emozionale, ed è avvenuto il disfacimento della struttura emozionale ad opera proprio della madre o ad opera proprio della famiglia. In pratica la famiglia era talmente distrutta dal punto di vista emozionale da renderla dipendente in ogni cosa che fa. È chiaro che adesso le
cose maggiori si riproducono nel sesso, cioè nella sessualità. Però la distruzione emozionale va oltre la sessualità, prende l'intera persona. Dopo si manifestano come effetti nella sessualità, però sono effetti dell'intera persona. E questo è l'effetto di magia nera. Cioè, la persona probabilmente aveva una sua sensibilità, oppure dei genitori estremamente caotici, assoluti, repressivi o appropriatori. Ma più che appropriatori direi astuti come serpenti, userei questo termine a livello comune, che ne hanno soggiogato la figlia, cioè hanno reso la figlia dipendente da se stessa. Questo modo di rendere la figlia dipendente da se stessa è un dettame del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra. Voi nei 10 comandamenti leggete un bellissimo comandamento: onora il padre e la madre. Bene, non c'è una porcheria più grossa, una porcata più infame di questo comandamento. Ha distrutto, annientato, annichilito, macellato le trasformazioni sociali. Invece di essere onore il padre e la madre, sarebbe dire onore i figli. Anziché obbligare i genitori a costruire un futuro migliore per ciò che esisteva, hanno obbligato i figli a distruggere se stessi in funzione dei genitori. È la cosa più squallida, più scorretta, più infame, più bieca, più squallore che esista nella faccia della terra. I genitori che decidono, o non decidono, di fare figli, i figli che fanno, li fanno in funzione di se stessi. È di uno squallore incredibile. Ebbene, il creare queste condizioni è dottrina cristiana. Questo è cristianesimo. Questo è l'ordine del macellaio di Sodoma e Gomorra. Indubbiamente, 2500 anni fa, quando è stato fatto quei 10 comandamenti, li hanno buttati giù in funzione del loro sistema sociale, in funzione della perpetuazione di se stessi. Bene, trasformare quella porcheria, perché i 10 comandamenti sono una porcheria, in leggi dello Stato, perché oggi come oggi, ancora oggi, ricordiamo che le leggi dello Stato obbediscono a quei dettami, è di un'infamia incredibile. Vi faccio un esempio. Dal gazzettino del 30-10, cioè del 30 ottobre, 10 giorni fa, no? 1998. Cassazione. Un bambino non può essere acquistato. Cioè praticamente il 30 ottobre 1998, 10 giorni fa, 12 giorni fa, la Cassazione ha dovuto fare una sentenza. Ricordate che la sentenza di Cassazione fanno regola, cioè rappresentano dei punti di riferimento per la giurisprudenza. Bene, 12 giorni fa la Cassazione ha dovuto sentenziare che un bambino non può essere acquistato. Siamo nel 1998, il 30 ottobre 1998. Ebbene, ancora quell'infamia di onore il padre e la madre, quella porcheria, ancora oggi sta saccheggiando bambini. I bambini possono essere comperati e venduti. Ci rendiamo conto di quanto infame, sporchi sono questi cazzo di comandamenti? E volete arrivare ancora dove arriviamo? Vi leggo una lettera dell'8-11-1998, cioè praticamente 4 giorni fa, pubblicata dal Gazzettino di Venezia. Dice, a 18, sono una ragazza che vuole protestare contro la severità dei miei genitori. Io sono maggiorenne, ho 18 anni compiuti, ma a casa mia mi fanno filare peggio che se fossi una bambina. Sabato scorso c'è stato il visitone, cioè l'incontro di tutti gli insegnanti con i genitori. C'è andata mia madre e siccome io a scuola non vado tanto bene, è tornato a casa furiosa. Mi ha detto che è una sfaticata e una lazzarona. Poi mi ha tirato giù i jeans e mi ha dato tante di quelle sculacciate con la ciabatta da farmi urlare. E alla sera mio padre mi ha dato il resto. Ora praticamente non mi lasciano più uscire. Ora arriviamo a sto stronzo, perché sono uno stronzo, di Edoardo Pittalis. A 18 anni gli sculaccioni non servono a niente, sono un mezzo improprio. Ma come un mezzo improprio? Questo è un delitto, questa è una porcata. Ma stiamo scherzando? Gli sculaccioni non servono a niente?
Questo è cosa da galera. Questo è offendere una persona e distruggere la capacità di persona di costruire se stessa. Questa è l'incapacità di degli stronzi di genitori che anziché affrontare la vita, anziché costruire la vita, preferiscono mettere in ginocchio i loro figli. Davanti a chi? Al macellaio di Sodoma e Gomorra, al pazzo di Nazareth. Questo è veramente un'infamia. E il Gazzettino lo tratta come una cosa di educazione. E stiamo scherzando. Questo è cattolicesimo. Questa è veramente una porcheria che non ha neanche spiegazioni. Questa è roba da denuncia. Questi sono i genitori cattolici. Distruggere il futuro dei figli. Perché così essi sono soddisfatti di aver fatto qualcosa nella loro vita. Vogliamo andare avanti? Leggiamoci invece il Gazzettino del 2 aprile 1998. 2 aprile? E cavoli, com'è possibile? No, non credo. Qua c'è un errore sicuramente. Qui c'è un errore sicuramente. No, non è il 2 aprile sicuramente. Comunque è anche questo di una quindicina di giorni fa. Dovrebbe essere il 2 aprile. Com'è possibile? No, dai. 2 novembre. Devo aver sbagliato, sì. Comunque dice questo. È un articolo di Tullio Cardona. Venezia, esperti a confronto, bambini felici se ascoltati. Le relazioni genitori-bambino si fonda in particolar modo sulla parola, una comunicazione che permette al bambino di trovare un posto ed un ruolo definito all'interno della storia della famiglia. Un ruolo definito all'interno della storia della famiglia. Un ruolo. Questa è la principale indicazione dibattuta e dimostrata nel corso del 4° colloquio internazionale organizzato dall'Associazione La Porta Verde, dedicato alle esperienze d'ascolto della primissima infanzia. Uno spazio per la parola era il titolo del convegno svolto nella giornata di venerdì all'Ateneo Veneto di Venezia. Molti gli argomenti dibattuti dai relatori Antonella Caprioglio, presidente, eccetera, eccetera, va avanti ancora. Dunque dice praticamente ostetrica e neopatologia è una figura professionale che si occupa delle varie figure. Questo significa aiutare il bambino dal grembo della madre ai suoi primi giorni di vita e controllare ad esempio nella sua stessa madre il cosiddetto baby blues, normale depressione postnatale, che in taluni casi prosegue in modo anomalo e si aggrava nel tempo. Interessante è anche la spiegazione relativa all'aptomia, particolare contatto psicotattile e vocale con il bambino, che vede impegnati entrambi i genitori, sia nella fase prenatale che in quella postnatale. C'è stato anche spazio per parlare di bambini da 0 a 3 anni, vittime di sevizie. In questo caso è stato detto che il bambino deve essere tenuto in osservazione non solo dal pediatra, ma anche dallo psicologo. Ricordiamoci una cosa, il bambino è il futuro di un sistema sociale. Onorare il bambino significa onorare la costruzione del futuro. Se non c'è la capacità di onorare la costruzione del futuro, noi siamo falliti. Questo dobbiamo renderci conto. E nei 10 comandamenti l'onore del padre e la madre è di una porcheria, è di un'infamità. Che non so, può essere paragonata soltanto al campo del sterminio. Per cui questa porcata trasformata in legge, che ancora nel 1998 la Cassazione deve intervenire per dire che i bambini non si comprano, dovrebbe essere una cosa acquisita, no? Cioè, dovrebbe essere una cosa normale. Dovrebbe essere una cosa che tutti lo sanno. Ebbene, deve intervenire ancora. E i traffici di bambini sono in mano a suore, a preti, specialmente in Brasile. Ho ritagli di giornali vecchi, non vi preoccupate, posso dimostrare. Siamo veramente a delle situazioni vergognose. Siamo ancora all'applicazione di 10 comandamenti all'interno di un sistema sociale dopo 2500 anni. Cioè dopo 2500 anni ancora si commercia in schiavi, perché questo è commercio di schiavismo, non è altro. Cioè, ogni volta che una persona viene acquistata e venduta è sempre schiavismo. Pronto? Pronto? Sì, ecco, il processo fatto dai romani. Per cui, ricordiamoci questo, il cristianesimo è una porcheria, è una porcata. Ma una grande porcata, che ha un solo scopo,
distruggere la costruzione degli esseri umani. E qui torniamo alla stregoneria. Perché mettiamo l'accento su questo? Perché la stregoneria è l'arte per costruire l'individuo. E se è l'arte per costruire l'individuo, è l'arte per costruire un ambiente in cui l'individuo si costruisce al meglio. Cioè, se io sono un pesce e respiro acqua, la mia acqua deve essere il più pulita possibile. Se io sono un essere umano che respira aria, la mia aria deve essere il più pulita possibile. Per cui io, come strego, come apprendista stregone, cerco di costruirmi al meglio. Ma devo costruire al meglio anche il mondo in cui vivo, il sistema sociale in cui vivo. Devo essere attento alle cose all'interno del sistema sociale. Non posso ignorare il sistema sociale in cui vivo. Okay? Se io ignoro il sistema sociale in cui vivo, lascio passare il saccheggio, lascio che questi porci che adorano il macellaio Sodoma e Gomorra continuino a mettere in ginocchio i bambini costringendoli a pregare. Ma voi vi rendete conto che infamità è questa? Prendere un bambino che non è in grado di discriminare, che non è in grado di discutere e metterlo in ginocchio. Fargli vedere quanto è buono il Gesù, quanto è buona la Madonna e quanto è bello questo. Ci rendiamo conto quanto è la distruzione emozionale? E poi andiamo a stupirci se c'è il saccheggio della vita, se c'è il drogato, se c'è la distruzione del sistema sociale, se la vecchietta viene borseggiata. Nel sistema sociale in cui viviamo, ogni azione che noi facciamo si ripercuote. Per cui, se io faccio un'azione che distruggo un bambino adesso, fra 20 anni, quando lui diventa grande, farà delle cose perché io gli ho distrutto la sua formazione nel futuro. Per cui le cose che lui sa vedere nella costruzione di se stesso, troverà più facile derubare la vecchietta all'ufficio postale che non tentare di costruire la vita. Pronto? Troverà più facile fare questo. Allora, io come apprendista stregone devo costruire me stesso. Nello stesso tempo devo costruire il sistema sociale in cui vivo. Nello stesso tempo, costruendo il sistema sociale in cui vivo, costruisco la vita. Ma se io costruisco la vita, il mondo vivente che mi sta attorno alimenta il mio fare. Perché? Perché il mio fare va a alimentare il mondo vivente che mi sta attorno. E allora qui costruisco il potere. Cos'è il potere? Il potere in stregoneria è la capacità di relazionarsi col mondo che mi circonda. È la capacità di soggettivare l'oggettività. Pronto? La capacità di soggettivare l'oggettività è il potere della stregoneria. Dopodiché io posso dare i nomi a questo potere. Posso costruire le immagini. Posso costruire il fiume come immagine. Però io devo essere in grado di percepire il fiume, devo essere in grado di percepire il mondo che mi circonda, devo essere in grado di percepire il sole. E per far questo devo costruire me stesso. Per far questo devo costruire il sistema sociale in cui vivo. Per far questo devo costruire la relazione con la vita. Per far questo non posso più saccheggiare il mondo. Ma non perché non devo saccheggiare il mondo, perché non è giusto saccheggiare il mondo. Ma perché il mondo è parte di me. Perché io sono parte del mondo e io non distruggerò mai me stesso. Non andrò mai a tagliarmi un piede, così. Mi alzo la mattina, mi taglio un piede. Non lo farò mai. E allora perché devo saccheggiare il mondo, se il mondo è parte di me? Questa è l'arte della stregoneria. In opposto a questo, qual è l'insegnamento opposto? È il cristianesimo. Dio padrone del mondo. Il pazzo di Nazareth padrone degli esseri umani. Mettetevi in ginocchio. Lo stupratore di esseri umani. Voi dovete rinunciare al futuro, rinunciare alla vita per mettervi in ginocchio davanti a me. Questo è il cristianesimo. La stregoneria che cos'è? Costruire le relazioni, costruire la vita. È la vita stessa. Cos'è l'anticristo? L'anticristo è il mondo che si fa libertà. È il mondo che mi circonda che si fa libertà e lo riversa su tutti gli esseri umani. Le persone sensibili sentono la libertà e la praticano. Sbagliano, fanno cazzate, fanno puttanate, saranno brutti, saranno violenti, saranno... Cioè, però vanno verso la costruzione della libertà. Magari non capiscono che cosa devono fare, magari fanno tante cazzate, però vanno verso la costruzione di questo. Perché?
perché attorno a noi il mondo che ci circonda chiama gli esseri umani a costruire loro stessi, chiama gli esseri umani a rimuovere gli ostacoli nella loro vita, nella loro esistenza. È chiaro, gli ostacoli che rimuovo io qui in Italia non sono gli ostacoli che rimuove una persona in Uganda, non sono gli ostacoli che rimuove la persona nel Marocco, non sono gli ostacoli che rimuove una persona in Iran, in India, in Cina o in Brasile. Non sono quegli ostacoli, sono ogni persona ha gli ostacoli diversi, però il messaggio di libertà, l'incitamento a rimuovere quegli ostacoli ci arriva dal mondo che ci circonda. E il mondo che ci circonda si fa libertà nei confronti dell'essere umano perché questo salva il mondo che ci circonda, perché questo aiuta il mondo che ci circonda a progredire nell'infinito dei mutamenti, a rimuovere i suoi ostacoli, a rimuovere l'orrore che cerca di distruggerlo. Allora che cos'è l'anticristo? È il farsi di libertà del mondo e questa libertà che si riversa sugli esseri umani. Questo è l'anticristo. Chi è Cristo? Il Cristo, qualcuno mi preciserà, ma è il Cristo dei Vangeli, è il Cristo di Marco, di Matteo, di Luca e Giovanni? Bene, questa figura è quella che stupra gli esseri umani, li mette in ginocchio, gli dice tu devi crepare, tu devi obbedire ai miei ordini, tu devi obbedire alla mia parola. Questo è il Gesù dei Vangeli, questo è il Gesù di Wojtyla che esalta lo stupratore di bambini. Va da Groer, non lo caccia via. Groer stupra i bambini, ma lui non lo caccia. Caccia via invece l'altro, magari la prossima volta vi dirò il nome, che dice che gli uomini possono raggiungere la salvezza anche senza la Chiesa. Quel cristiano viene cacciato dalla Chiesa Cattolica. Perché? Perché aiuta gli esseri umani a non sottomettersi alla Chiesa Cattolica. Dice ai cristiani, guardate che non è mica necessario mettersi in ginocchio davanti a Wojtyla per avere la salvezza. Si può avere la salvezza anche comportandosi bene. Allora, a quel punto non serve più che mi metti in ginocchio davanti a Wojtyla. Bene, Wojtyla lo caccia. Wojtyla gli fa il processo inquisizione, apre l'inquisizione per questo e lo caccia via. L'altro invece è Groer, che ha stuprato bambini. Wojtyla dice che bisogna essere comprensivi. Ricordatevi, sono vescovi per mandato di Gesù. Ha stuprato bambini, ma è vescovo per mandato di Gesù però, Allora non viene cacciato. Perché? Perché il Gesù di Nazareth, il pazzo di Nazareth, vuole gli esseri umani in ginocchio. L'anticristo è libertà del mondo che si riversa verso gli esseri umani. Questa è la diversità. E perché anticristo e non un altro nome? Perché la più grande operazione di distruzione del divenire umano è fatta dai quattro Vangeli ufficiali, è fatta dal pazzo di Nazareth, come descritto nei Vangeli ufficiali. Questo è. Potrebbe essere anche l'anti-Allah o l'anti-Maometto, ma la più grande operazione di distruzione del divenire umano è stata fatta dal pazzo di Nazareth. Per questo è l'anticristo. Però ha tante forme di rappresentazione. Per mio amico Francesco, che l'avete sentito oggi alle 15, è Pan. Pan è l'anticristo e nello stesso tempo non è l'anticristo. Perché? Perché Pan ha delle caratteristiche precise rispetto agli esseri umani. Ha una fisicità maggiore, è una fisicità più sentita. L'anticristo invece è più potere, è più modo di essere, ma è anche Pan. Allora le due cose sono uguali, e le due cose sono uguali perché sono fatte da tante cose, da tante sfaccettature, e ogni essere umano afferra le sfaccettature e a quelle sfaccettature, a quel potere che gli arriva, gli dà la forma che preferisce. Magari è il suo sentire, sono le sue idee. È il suo modo di percepire il mondo, è il suo modo di rapportarsi col mondo. Però nella misura in cui egli agisce per rimuovere gli ostacoli rispetto alla vita, gli ostacoli che impediscono agli esseri umani di costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti, nella misura in cui fa questo, quell'essere umano è l'anticristo. Nel momento stesso in cui aiuta gli esseri umani a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono il loro divenire nell'eternità dei mutamenti, quell'essere umano è l'anticristo. Quell'essere umano che rimuove gli ostacoli di assoggettamento nel sistema sociale, che vuole un sistema sociale con esseri umani liberi, con esseri umani che possono costruire se stessi, possono determinare se stessi, possono sviluppare la propria volontà e le proprie determinazioni senza essere messi in ginocchio, quell'essere umano è l'anticristo. Allora, che cos'è l'anticristo? L'anticristo è il respiro di libertà. È il respiro di libertà che dal circostante, quel circostante che il cristianesimo non ha mai messo in ginocchio perché non ha mai percepito, né poteva raggiungere perché le barriere, la sottomissione crea una barriera mentale di distruzione degli esseri umani. Quella barriera che il cristiano non ha mai potuto sentire, ma però ricordano nella disperazione della morte, nella disperazione
di cose che le toccano, hanno perso l'occasione della propria vita per diventare eterni, non c'è più niente, sono davanti alla morte, non hanno più niente, sono disperati, forse arriva Gesù a farmi risorgere, oh Madonna mi aiutami, oh Padre Pio aiutami. Quella disperazione è la disperazione di chi ha gettato via la propria occasione, la propria esistenza, aveva una possibilità di eternità, magari l'aveva qui in Italia, non in Uganda, perché è più difficile averla in Uganda che non qui in Italia, è diverso, più che difficile, comunque l'aveva qui, aveva delle buone condizioni, tutto sommato, vabbè, magari si alzava la mattina per andare a lavorare, però aveva delle buone condizioni, aveva delle possibilità culturali, aveva delle possibilità di esprimere se stesso in maniera migliore, però non l'ha fatto. Si sentiva Dio, si sentiva potente, guardava magari gli extracomunitari, che merda, che schifo, che pisce un cazzo, che sporchi, che spussi. Cioè, ha avuto questa arroganza di immedesimarsi nel Dio padrone. Pronto? Pronto? Fanculo, dai. Purtroppo abbiamo dei provocatori. Abbiamo dei provocatori che fanno solo la provocazione. E questo è un classico dei cristiani. I cristiani possono solo fare provocazione. Chi è questo? Volete sapere chi è? È quel deficiente, delinquente, farabutto, pezzo di merda, che va sotto il nome di Luigi da Treviso, che sappiamo che non si chiama Luigi da Treviso, però lui si chiama in quel modo. Bene, questo farabutto, che uno che aiuta Wojtyla a mettere in ginocchio bambini, è uno che aiuta a stuprare che non si può difendere. Naturalmente non è detto che lo faccia lui, però la partecipazione morale in questo paese è un delitto pari a chi lo fa. Cosa significa questo? Significa che se c'è una dottrina, se ci sono dei comportamenti dottrinali per cui vengono commessi dei delitti, chiunque partecipi a quelle strutture dottrinali è responsabile dei delitti. Questa è la partecipazione morale. Per cui giustificare la commissione di delitto, in qualunque modo questa avvenga, anche col fingere di non vederli, è partecipazione morale al delitto stesso. Questo non l'ho inventato io, questa è dottrina. È dottrina giuridica ed è dottrina filosofica ed è un modo di essere all'interno della filosofia. Per cui questo deficiente farabutto, prima di parlare col sottoscritto, va da Wojtyla e dice: tu i bambini non li stupri. Quando lui fa questo, come fecero quelli della Chiesa Siamo Noi di Vienna, che hanno detto a Wojtyla: noi andiamo fuori perché tu ste porcate non le fai, e si sono chiamati fuori. Bene, queste persone non sono accusabili di quello che ha fatto Gröhr. Mentre invece tutti gli altri cristiani che non sono andati a Wojtyla a dirgli tu ste porcate non le fai, sono responsabili come Gröhr di queste porcate. Pronto? Ok? E questo, tanto è sempre lo stesso, eh? Io ho alzato il telefono credo 6 volte, 7 volte, è sempre lo stesso. Per cui se voi sentite che butto giù il telefono è sempre Luigi da Treviso, il provocatore. Questo, ricordatevi che è la stregoneria. La stregoneria è la costruzione delle persone, non è altro. Quando voi vedete un po' di magia, un po' di... Ok? Quando voi trovate la magia, i riti dei maghi, specialmente quelli medievali, è sempre lo stesso che sta telefonando, non c'è problemi, che fanno tutte le, tracciano la stella, tracciano l'atmosfera, gli odori, eccetera, non è altro che un modo per manipolare l'attenzione degli astanti. Bene, in stregoneria tutto questo si fa trasformando se stessi, per cui tutta questa magia, tutte queste robe potete prendere tutte quante e metterle da parte. Perché? Perché la stregoneria e il crogiolo stregone che io vi ho letto è l'arte per trasformare se stessi, per affrontare la vita. Sì? Questo è la stregoneria. Costruire se stessi, costruire la propria attenzione, costruire il proprio modo di essere e affrontare l'esistente. Pronto? Sì? Ciao, sono Marcello di Bassano. Ciao, dimmi tutto.
Niente, volevo fare soltanto, come si dice, un appunto a certe persone, no? Questo lo dico non perché io sia un credulone, però logicamente si sentiranno molto probabilmente presi sul, con le mani nel sacco, no? Un po', no? Se reagiscono in questo modo. Cioè, parlo di persone che telefonano tipo il tipo qua. Sì, sì, beh, ma è un classico, sei solo 20 anni che in questa radio non è più sopportato, ho saputo. Sì, sì, no, ma io dico, uno potrebbe anche, va bene, uno che è nato, come dici tu, sotto quest'ala, logicamente a una certa età le sue convinzioni sono radicate e quindi si sentirà sicuramente un po' male, no, nello scoprire... un po' quello che forse già sapeva ma che non gli era mai stato detto, no? E quindi uno, d'accordo o non d'accordo, secondo me dovrebbe avere molti elementi per rimettere in discussione un po' le cose, no? Perché altrimenti si denota che proprio c'è una mancanza di obiettività, no? No, ma lui è ferocemente preso a difendere la sua posizione a qualunque costo. Perché io non è che, cioè, come tutti noi veniamo da una certa cultura, no? Però logicamente per gradi, logicamente ci si può, cioè, una persona che veramente cerca nella vita, che si fa delle domande, sicuramente non... come si dice, dovrebbe approfondire casomai, no? Ma sai, quando uno pensa di essere un mandato del Dio padrone, approfondisce solo questo aspetto. Sì, sì, no, ma infatti io penso che gran parte delle cose che tu dici siano assolutamente confutabili da persone che hanno l'uso della ragione, insomma, ne parlo nel senso normale, nel senso della coerenza, no? Una cosa sta in piedi quando sta in piedi, no? Altrimenti è buttata, ma c'è delle persone che anche se le cose sono buttate le vedono sempre in piedi. E questo a me personalmente mi sta stretto da una vita. E quindi ti ammiro per la tua perseveranza, indipendentemente dal fatto che uno possa essere d'accordo o meno, dovrebbe almeno cogliere questa forma di informazione, di divulgazione, che poi uno, come ho detto, possa essere, cioè non è necessario essere d'accordo al 100% su una cosa. L'importante è discernere, no? Certo, l'importante è prendere quello che gli va bene, certo. Comunque io vi ascolto casualmente, però quando vi becco così casualmente vi ascolto. Grazie. E niente, in bocca al lupo. Al lupo. Sì, sì, io sono amico dei lupi, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. In effetti, Luigi a Treviso, è inutile che mi ascolti, girati la radio, non sta a ascoltarmi, così ti do tanto fastidio, non ascoltarmi, tanto io sono sempre qua finché posso. Niente, mi prenderò una pausa e farò le trasmissioni delle conferenze, per cui ci saranno tutte quelle risposte che anche la mica Loredana mi aveva chiesto l'altra volta, cercherò di dargliene il più possibile, specie all'interno di quelle conferenze, per cui potremo anche interloquire tranquillamente. Perché mi prendo una pausa mentale? Perché cesso di scrivere e prendo le cose già scritte, insomma, e andremo avanti con quello. E dopo, quando dovrò scrivere altre cose, scriverò altre cose. Ho quasi finito Giuda Tommaso Didimo, l'ultimo stragone pagano, e lo presenterò qui fra qualche mese. Vi ringrazio per avermi ascoltato, la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. Sono già arrivati i ragazzi che io saluto volentieri.